Il 23 agosto ricorre il 93° anniversario della uccisione mediante sedia elettrica nel 1927 di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti in Massachusetts, su sentenza della Corte di Giustizia statunitense dopo un processo farsa al loro carico e 7 anni di detenzione. Sarò ancora una volta a Torre Maggiore. Abbraccerò Fernanda Sacco, l'ultima nipote di Nicola, che da quel piccolo paese emigrò giovanissimo negli Stati Uniti in cerca di lavoro. Lei ha scritto anni fa una struggente lettera al presidente Mattarella, a Papa Francesco e al presidente USA, perché i due sventurati italiani vengano pienamente riabilitati. Con le nostre fiaccole andremo e pregheremo sulla tomba dove giacciono le loro ceneri riportate dagli USA. In un trascendente mosaico si compongono i miei ricordi di quando intervistai il maestro Giuliano Montaldo, che col suo film ha stigmatizzato questa lezione di intolleranza. Quando chiesi a squarciagola a John Baez, in concerto nel settembre 2016 a Roma, che cantasse la canzone loro dedicata. Di quando, nell'ottobre successivo, il maestro Ennio Morricone eseguì il suo ultimo concerto all'Auditorium della Musica, cambiando all'ultimo momento il programma, presente il Capo dello Stato. E, cosa che mi commuove molto, porterò in dono l'associazione Sacco e Vanzetti anche da parte dei genitori di Nazareno Giusti, il disegno che questo straordinario poliziotto, soldato, artista fece per Nick e Bart in un articolo pubblicato su Avvenire. Lo avevo messo in contatto con Fernanda e Giuliano. Dal cielo ora sta certo sorridendo con Nick e Bart. Chi si trovasse a passare da Torre Maggiore partecipi, in ogni caso col cuore. Porterò le vostre preghiere, il vostro pensiero, amici, sulla tomba di Nick e Bart. Vostro Ennio Di Francesco.